Da pochissimo si è concluso un evento di presentazione di Huami, l'azienda che fa capo ad Amazfit, che ha deciso quindi di presentare i suoi due nuovi dispositivi per questo 2020. Due dispositivi che in realtà nella loro prima versione avevano riscosso tantissimo successo. Voglio parlarvi quindi brevemente di Amazfit GTS 2 e di Amazfit GTR 2, questi due nuovi wearable che di fatto modificano qualcosa a livello di design, ma mantengono poi tutte quelle prerogative e quelle caratteristiche che li hanno contraddistinti in questi anni a livello software. Andiamo quindi a vederli un po' più in dettaglio in questo breve video, cercando di capire quali sono magari le differenze rispetto ai modelli precedenti. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, cliccate sulla campanellina qui sotto per non perdervi tutti i nostri nuovi video e noi ci ritroviamo subito dopo la sigla. Voglio partire proprio da Amazfit GTR 2, che forse a livello di design non ha modificato troppo rispetto alla versione precedente, ma ha comunque mantenuto quella sua eleganza tipica proprio di questa serie. E diciamo che anche in questo caso Huami ha voluto un po' differenziare l'offerta per i suoi clienti andando a proporre due versioni in particolare. Quindi abbiamo quella sportiva, che in realtà monta una scocca in lega di alluminio ed un cinturino in silicone, e poi abbiamo invece una versione più classica con un cinturino in pelle ed una scocca in acciaio inossidabile. Questi due prodotti però presentano comunque le stesse caratteristiche lato software e hardware, montando al loro interno un display AMOLED da 1,39 pollici con la tipica forma circolare. Non manca poi ovviamente anche un sensore PPG con un nuovo biotracker di seconda generazione, che va quindi a migliorare quelle che sono le prestazioni in merito al rilevamento del battito cardiaco. E a questo si aggiunge poi anche un nuovo sensore definito Oxygen Beats, per il rilevamento dei livelli di ossigeno all'interno del nostro sangue. Abbiamo poi anche ovviamente il monitoraggio del sonno tramite un nuovo sensore definito SomnusCare, che in realtà lavora soprattutto durante le ore del sonno in sinergia con il biotracker di seconda generazione per fornire dei dati ancora più precisi del nostro battito cardiaco e quindi di tutto quello che concerne la nostra salute a livello fisico proprio durante le ore del sonno. Amazfit GTR 2 poi si completa anche di tutte quelle funzioni relative alla connettività che lo hanno reso celebre anche nella sua prima versione, quindi troviamo il Bluetooth, l'NFC, ma soprattutto molte attività sportive. Al momento saranno preinstallate circa 12 attività sportive, mi pare, ma queste dovrebbero essere aumentate addirittura fino a 90. Non manca poi una impermeabilità fino a 5 atmosfere, così come la presenza del GPS GLONASS proprio integrati all'interno dello smartwatch. C'è qualche differenza però rispetto al modello precedente? Beh, vi rispondo che sì, c'è qualche differenza perché in questo caso sono stati montati proprio sulla scocca ben tre diversi microfoni con amplificazione dell'audio che in questo caso servono per comunicare proprio con lo smartwatch attraverso l'assistente vocale Xiao AI. Ovviamente noi, nel caso in cui dovesse arrivare anche in ambito internazionale questo dispositivo, non potremo utilizzare questo assistente perché è completamente in cinese, ma immagino magari un'integrazione con Amazon Alexa, per esempio, o addirittura con Google Assistant. Ecco, qui potrebbe sicuramente tornare molto utile perché ad esempio con l'assistente di Xiaomi possono essere eseguite veramente tantissime azioni, gli possono essere impartiti tantissimi comandi. Arrivo subito al dunque però, perché Amazfit GTR 2 verrà venduto attualmente solo in Cina ad un prezzo che al cambio è pari circa 125 € nel modello più sportivo, mentre per la versione classica bisognerà sborsare una cifra vicina ai 137 €. Non abbiamo ancora alcuna informazione in merito ad un lancio internazionale, per questo vi dicevo che attualmente sono venduti solo in Cina e abbiamo i prezzi solo al cambio, quindi dovremo attendere presumibilmente qualche giorno per avere qualche informazione in più in merito all'uscita magari anche in ambito internazionale di questo dispositivo. Voglio ricollegarmi a questo discorso per dirvi che attualmente purtroppo verrà venduto solo in Cina, ma magari avremo qualche delucidazione in merito in futuro, anche Amazfit GTS 2, uno smartwatch che davvero nella prima versione aveva
ha stupito tantissimi utenti e di fatto anche conquistato tantissime persone. Qui è stato fatto un gran lavoro soprattutto per quanto riguarda il design, perché è stato modificato abbastanza rispetto al primo modello, arrivando ad ottenere uno spessore di solo 9.7 mm ed un peso di 24.7 grammi che lo rendono forse uno tra i più leggeri sul mercato. A bordo poi troviamo anche un display da 1.65 pollici, un display AMOLED, che in questo caso presenta 341 ppi e 450 nits, ma che soprattutto è stato modificato un po' per quanto riguarda il form factor. Infatti questo assomiglia molto di più a Huawei Watch Fit, non so se lo avete già visto in qualche immagine, ma presenta un display in qualche modo un po' più rettangolare rispetto alla forma quadrata che trovavamo in precedenza, e inoltre poi ripropone quella che è una curvatura 3D, che quindi lo rendono sicuramente molto più elegante rispetto ad altri dispositivi concorrenti. Vi dicevo precedentemente come il brand, a mio avviso, ha lavorato molto anche su quello che è il design del prodotto, andando a modificare qualche particolare che sicuramente potrà non piacere a tutti, ma che comunque delinea proprio il lavoro di Huawei su questo dispositivo e l'attenzione che ha riposto su questo wearable. Perché se andiamo a vedere ad esempio sul lato destro, in corrispondenza dell'unico tasto fisico, notiamo che in questo caso la scocca, a differenza del primo modello, quindi a differenza di Amazfit GTS, segue proprio i lineamenti del tasto fisico, quindi va quasi ad inglobare il tasto fisico all'interno della scocca, ed è una particolarità che non troviamo veramente su tantissimi smartwatch di questa fascia di prezzo. Non voglio poi ripetermi lato software, perché per quanto riguarda questo aspetto troviamo praticamente tutte quelle funzioni di cui abbiamo parlato precedentemente su GTR2, anche perché Huawei è la stessa casa produttrice e quindi monta ovviamente lo stesso software su entrambi gli smartwatch. Non manca quindi il rilevamento del battito cardiaco tramite il biotracker di seconda generazione, così come il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue grazie ad Oxygen Beats, e il monitoraggio del sonno grazie alla nuova funzione definita Somnus Care. Anche in questo caso avremo poi 12 modalità sportive che in futuro potranno espandersi arrivando fino a 90, abbiamo il Bluetooth, l'NFC e poi anche uno speaker che è in grado di comunicare anche in questo caso con l'assistente Xiao AI, ma che vedremo poi come potrà evolversi in futuro nel caso in cui questo dispositivo arrivi anche qui in Europa. Vado a raccontarvi subito quindi di quello che è il prezzo, perché Amazfit GTS 2 verrà venduto a 125 euro al cambio. Vi ripeto, al momento Huawei non ha ancora dato nessuna comunicazione in merito all'uscita in ambito internazionale di questi due dispositivi, ma noi crediamo che nei prossimi giorni arriveranno sicuramente alcune delucidazioni in merito. Quindi mi raccomando, voi restate sintonizzati sul nostro sito, così come su tutti i nostri canali Telegram, e nel caso in cui vogliate essere praticamente i primi a conoscere eventuali offerte, coupon o l'uscita comunque sul mercato di questo Amazfit GTS 2, così come di Amazfit GTR2, io vi invito a rimanere sintonizzati sul nostro canale Telegram GizDeals, dove rimanere appunto sempre al passo con tutti gli sconti e le offerte provenienti dai principali store online. Noi quindi ci rivediamo come sempre ad un prossimo video, un saluto da Luca per GizChina.it.